interventi, passiamo alle audizioni. Quindi, l'ordine del giorno della seduta odierna reca l'audizione in videoconferenza di Iuri Maria Prado, Presidente della Camera degli Avvocati Industrialisti, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni Billi, Orsini e a questo punto Calovini, sul trasferimento in Italia della sezione specializzata della Divisione Centrale del Tribunale Unificato dei Brevetti. Saluto i colleghi della Terza Commissione presenti e collegati da remoto e saluto anche il vicepresidente Formentini che è qui accanto a me. Avverto in via preliminare che secondo il parere della Giunta per il regolamento del 26 giugno 2013 le audizioni informali possono essere trasmesse attraverso la web TV della Camera dei Deputati con il consenso degli auditi. Prendo atto che non vi siano obiezioni, dispongo l'attivazione della trasmissione attraverso la web TV della Camera dei Deputati. Do la parola a Iuri Maria Prado, ricordando che il tempo complessivo a disposizione di intervento è di circa 10 minuti. Grazie, prego. Buongiorno, grazie innanzitutto dell'invito. Credo che occuperò meno dei 10 minuti. Ma dunque io ho avuto occasione di ascoltare precedenti audizioni e mi pare che siano stati forniti loro con ampiezza e compiutezza tutti i dettagli tecnici della questione e spogliata dei dettagli tecnici pur importantissimi, loro sapranno che in realtà ora la questione che si pone è eminentemente politica. Io ora non accennerò alla importanza di poter ospitare la sezione della divisione centrale, è cosa nota a chiunque, e se servisse una riprova di quanto fosse e sia importante, beh, potremmo riferirci a quello che ne diceva chi ora non c'è più, e cioè gli inglesi. Gli inglesi, in un rapporto, se non erro, del maggio del 2012 del Parlamento inglese, avevano fatto una ricognizione molto articolata dei profili problematici, dei difetti di questo sistema di tutela brevettuale con effetto unitario sottoposta a questa giurisdizione unificata del Tribunale Unificato dei Brevetti, e questa ricognizione si concludeva con il rilievo che un modo per, non si dice annullare, ma attenuare gli effetti negativi di questo sistema non perfetto, ed è dir poco, era poter disporre appunto di una sezione apicale di questa autorità giurisdizionale. Quindi che sia importante non ci piove. Ora l'Italia è, come loro sapranno, arrivata alla ratifica sulla scorta di un dibattito lungo che vedeva contrapposti sostanzialmente due fronti: un primo fronte quantitativamente e io direi acriticamente a volte maggioritario, che militava per il sì, cioè per l'adesione dell'Italia al sistema; un fronte decisamente minoritario, al quale per quel che valeva appartenevo anch'io, che invece riteneva che l'Italia non dovesse aderire. Tuttavia è evidente che con il nuovo scenario, e cioè con la fuoriuscita del Regno Unito dal sistema dell'Unione, anche i contrari all'adesione dovevano tenere conto di una nuova possibilità, di una nuova opportunità, e cioè il fatto che l'Italia potesse, avvicendandosi come aveva titolo di fare, come ha titolo di fare, nell'ospitare la sede che fu di Londra, avrebbe in tal modo potuto partecipare alla gestione di questo sistema non buono, anziché semplicemente esserne spettatrice, e quindi anziché essere semplicemente destinataria di quegli effetti negativi. E nel nuovo scenario però, da subito ma più recentemente con insistenza,
si è posta la questione per la quale immagino siamo qui, e cioè l'ipotesi che la auspicata assegnazione della sede a Milano non si risolva, diciamo, nella elevazione di una cattedrale nel deserto, cioè una sezione della divisione centrale formalmente esistente, ma concretamente, sostanzialmente svuotata di competenze. Questo sarebbe un destino ovviamente indesiderabile, e qui occorre essere molto molto chiari. Non sta scritto da nessuna parte, e se stesse scritto da qualche parte sarebbe irricevibile, che il corollario inevitabile della assegnazione all'Italia sia costituito appunto da una competenza dimidiata della assegnanda sezione. Questo non sta scritto da nessuna parte, se non in, non nascondiamocelo, in una specie di protocollo ufficioso di tipo ricattatorio, e cioè i nostri partner, o per meglio dire le nostre controparti, che ci concedono, come se fosse una concessione, la sezione, e però delle competenze, insomma, ne ridiscutiamo. Ecco, questo è ovviamente inaccettabile, non ha nessun addentellato di diritto, anzi semmai è il contrario. Però qui occorre, credo, un atteggiamento politicamente attrezzato, cioè non far finta di nulla. E questo atteggiamento dipende dalla situazione in cui siamo, e questo lo sapete senz'altro meglio voi, e cioè se il prezzo da pagare per una assegnazione che ancora non è acquisita, e io spero che non si sia in questa situazione, se il prezzo da pagare è una qualche rinuncia, può essere valutato. Se invece siamo in un'altra situazione, e io spero che si sia in quest'altra situazione, e cioè che la assegnazione della sezione della divisione centrale all'Italia è un fatto acquisito, cioè non negoziabile, non più negoziabile, ma acquisito, allora io credo che ci sia spazio per essere intransigenti, e cioè per non accettare nessun tipo di ridefinizione in senso limitativo delle competenze che furono di Londra. Non so se è chiaro, quindi dipende, credo, l'atteggiamento da assumere in sede politica, credo che dipenda dalla situazione in cui siamo. Io credo che sia opportuno, forse necessario, essere disposti a qualche limitazione solo nel caso in cui, e come ripeto a costo di essere noioso, spero che non siamo in questa situazione, solo nel caso in cui sia ancora in forse l'assegnazione. Allora sì, si sarebbe disposti a qualche non fondamentale, non enorme limitazione, se il prezzo da pagare è quello. Ma se l'assegnazione non è in forse, credo che occorra essere intransigenti, perché alla luce del trattato, alla luce delle negoziazioni sinora occorse, nulla autorizza a quel corollario spacciato come inevitabile, che in realtà inevitabile non è. Ecco, questo è, credo, il quadro della situazione, ripeto, spogliata dei profili tecnici su cui vi hanno informato con abbondanza e compiutezza. Bene, la ringraziamo. Onorevole Della Vedova, prego. Grazie. No, io ringrazio anche l'avvocato Iuri Maria Prado per il suo intervento, che appunto ha inteso non ripetere i profili di natura più squisitamente tecnica su cui sono intervenuti anche colleghi suoi e altri auditi, cioè circa l'importanza per Milano, eccetera. È evidente, e questo è quello che noi ci aspettavamo dal governo da mesi, subito dopo l'insediamento, è evidente che il tema è politico. È altrettanto evidente che il fatto che il governo precedente abbia saputo ripescare il dossier, rimetterlo sul tavolo e
arrivare a porre come tema decisivo per la partecipazione dell'Italia la presenza di una terza sede centrale assegnata all'Italia, nella fattispecie a Milano, era un obiettivo che mi auguro sia stato confermato e consolidato nelle trattative dal governo Meloni. Il negoziato sulle attribuzioni va da sé, era un negoziato che a suo tempo venne fatto con Londra, con le caratteristiche che aveva Londra, l'EMA, eccetera. E quindi da un certo punto di vista ci stava che, e ci stava, spero di parlare al passato, che vi fosse una intenzione di ridefinire il perimetro delle attribuzioni, ma questo non vuol dire togliere solo da una parte, può anche voler dire redistribuire in modo diverso. Questo ci stava perché è un negoziato che era stato fatto a suo tempo con Londra, con le caratteristiche del Regno Unito in quella fase di Londra stessa. Quindi il punto però, e qui sono d'accordo con l'avvocato Prado, che ci richiama al siamo al punto in cui noi vorremmo capire, e spero che l'esito di questa risoluzione, e noi presenteremo alla collega Quartapelle una risoluzione in quella direzione, l'esito sia, siccome le settimane passano e il mese di giugno incombe, che alla fine il governo ci dica se sta chiudendo e a quali condizioni. Questo è quello che noi vorremmo sapere, piuttosto che una reiterata o invito al governo perché si porti la sede a Milano. Diamo per acquisito che c'è, come sottolineava anche l'avvocato Prado in questa audizione, stringiamo sul punto qual è lo stato dell'arte, sì o no. Io mi auguro che lo stato dell'arte sia buono e che la risposta in termini celermente da parte del governo italiano sia ok, procediamo in modo tale che all'inizio di giugno si parta in pienezza delle funzioni della sede centrale italiana al pari di quelle tedesche e francese, quindi con Milano al pari di Monaco e Parigi, con Parigi che è la sede principale, ma questo lo sappiamo. Quindi non ci sono domande? No. Quindi nessuno vuole intervenire, quindi la ringraziamo per l'audizione e passiamo alla prossima. Grazie. Per il regolamento del 26 giugno 2013 le audizioni informali possono essere trasmesse attraverso la Web TV della Camera dei Deputati con consenso degli auditi. Prendo atto che non vi sono obiezioni, dispongo l'attivazione della trasmissione attraverso la Web TV della Camera dei Deputati. Do la parola a Roberto Valenti, Presidente del Comitato, e Davide Burani, anche se attualmente non lo vediamo. Sì, buongiorno a tutti. Ricordando loro che il tempo complessivo a disposizione per l'intervento è di 10 minuti circa, pregandoli altresì di voler sintetizzare e non dare lettura al documento eventualmente trasmesso alla Commissione in corso di trasmissione. Prego, dottor Roberto Valenti. Buongiorno a tutti. Volevo anticipare che l'ingegner Burani non potrà collegarsi per un impegno sopravvenuto, per cui parlerò soltanto io. Un brevissimo cenno sulla American Chamber of Commerce in Italy, è un'associazione che promuove, che esiste dal 1915 e promuove allo scopo di sviluppare e favorire le relazioni transatlantiche, opera attraverso comitati tematici e io ho l'onore di presiedere il comitato Life Science che
Generalmente si occupa di trattare le principali novità a livello giurisprudenziale e legislativo riguardanti l'ambito life science e che ovviamente nell'ultimo anno ha concentrato la propria attenzione sulla questione del Tribunale Unificato dei Brevetti e in unione a altre associazioni operanti in ambito di tutela della proprietà intellettuale, fra cui Indica, MAIPI e così via, e in unione con il tavolo tecnico del Comune di Milano. L'interesse per la sede centrale del TUB a Milano nasce non soltanto da ragioni di prestigio per il paese, ma dal fatto che l'assegnazione del TUB a Milano significherebbe una crescita delle possibilità di attrarre investimenti stranieri, in particolare della crescita della possibilità di attrarre gli investimenti delle imprese statunitensi che rappresentano una parte significativa del comparto, diciamo, sia delle case farmaceutiche che dei produttori di dispositivi medici. E quindi con estremo favore che abbiamo appreso gli ultimi sviluppi, e cioè la notizia circa l'esistenza di un negoziato molto ben avviato per l'assegnazione a Milano di una delle sedi centrali del Tribunale Unificato dei Brevetti, in particolare, diciamo, di quella di Londra, che si occuperà, fra l'altro, delle vertenze in materia di brevetti chimico-farmaceutici. E tuttavia, alla contentezza collegata al risultato che pare ormai essere stato raggiunto, e devo dire grazie anche all'impegno che da ultimo questo governo ha profuso, si pensi alle iniziative del ministro Nordio, dicevo, alla contentezza di questo risultato si accompagna però l'amarezza di apprendere che una parte significativa delle competenze originariamente attribuite a Londra potrebbero non essere allocate a Milano, ma bensì essere assegnate a Parigi o a Monaco di Baviera. E in particolare destano preoccupazione due cose. La prima è che, secondo la notizia che si è diffusa in questi giorni, verrebbero attribuiti alla competenza di Parigi i giudizi in materia di brevetti farmaceutici con certificato complementare di protezione, che per chiarezza sono quei certificati che consentono di compensare il tempo regolatorio, il tempo necessario all'autorizzazione, all'immissione del prodotto farmaceutico in commercio. Si tratta in questo caso di contenziosi che forse dal punto di vista numerico non saranno significativi, ma sono sicuramente dal punto di vista della rilevanza economica la parte più importante della litigation farmaceutica, cioè i contenziosi che riguardano i certificati complementari sono estremamente importanti. D'altra parte, desta analoga, se non maggiore, preoccupazione la notizia per cui una parte dei brevetti chimici verrebbero assegnati a potrebbero essere assegnati a Monaco di Baviera. Qui non si tratta soltanto, come dire, di difendere l'orgoglio italico e il fatto che l'attribuzione a Milano delle competenze rimanenti sarebbe non un bicchiere mezzo pieno, ma sarebbero poche gocce d'acqua. Avremmo delle competenze più che dimezzate rispetto a quelle originariamente assegnate a Londra. C'è però un tema che va al di là, ripeto, dell'orgoglio italico e riguarda la funzionalità del sistema nel suo complesso, perché tracciare dei confini in modo artificiale determinerebbe in modo necessario l'impasse del sistema, l'impossibilità di funzionare in modo proprio, perché ci si arenerebbe in questioni di competenza per materia tra le diverse sedi a discapito appunto della funzionalità del
del sistema nel suo complesso. Quindi è importantissimo che il governo, anche nella persona del suo presidente del Consiglio, dell'onorevole Giorgia Meloni, assuma prontamente un'iniziativa diplomatica volta a realizzare l'obiettivo di qui sopra. E l'obiettivo di qui sopra è quello che è chiaramente indicato nella risoluzione Orsini, cioè l'obiettivo di assicurare che Milano ospiti una sede centrale del Tribunale Unificato dei Brevetti con le competenze originariamente assegnata alla sede londinese. Questo è l'obiettivo primario. Se non fosse possibile raggiungerlo, perché nel dialogo negoziale con Francia e Germania, come dire, bisognasse lasciare qualcosa sul tavolo, è necessario che questa e qualsiasi soluzione di compromesso vada, come dire, mantenga un ambito significativo di competenze alla sede milanese e venga vagliata con l'aiuto dei tecnici che possano, come dire, valutare sia le competenze effettivamente attribuite alle tre sedi, ma sia e soprattutto ciò che importa all'industria e soprattutto la funzionalità del sistema e la capacità di funzionare effettivamente. E mi avvio alla conclusione con un riferimento, proprio un cenno, alla questione tempo. È fondamentale che questa iniziativa diplomatica, volta a realizzare l'obiettivo di fare di Milano la sede centrale del TUB, sia fatta nei prossimi giorni, perché i tempi sono strettissimi. Come noto, è previsto l'avvio del sistema al 1 giugno 2023, e sotto questo profilo desta preoccupazione la notizia che si è diffusa circa un avvio ritardato della operatività della sede milanese rispetto a quella di Parigi e di Monaco di Baviera. Questa è un'opzione che dovrebbe essere rigettata in ogni caso, perché creerebbe, noi crediamo, confusione su confusione e darebbe ulteriore incertezza alla attribuzione delle competenze alle diverse. È possibile avviare, la sede è già stata individuata, la sede dell'eventuale Tribunale Centrale nel grattacielo Pirelli, che secondo quanto risulta sarebbe stato messo a disposizione da Regione Lombardia, almeno di parte della Regione Lombardia. Per l'operatività, l'Italia è nota per la capacità di organizzare cose in modo efficace in poco tempo, e quindi la scadenza del 1 di giugno 2023 non deve far paura. Fa molto più paura l'idea di un rinvio, perché sarebbe dannoso sicuramente per gli interessi italiani. Quindi Parigi, Milano e Monaco di Baviera simultant vel simultanent, o partono insieme, oppure, se non è possibile partire insieme nel 2023, che si parta nel 2024. Speriamo che l'onorevole Meloni e il governo assumano questa come una battaglia dell'intero paese. Grazie. Grazie. Ci sono domande? Onorevole Quartapelle. Ringrazio anch'io gli auditi. Come diceva prima l'onorevole Della Vedova, mi sembra che anche questa audizione sottolinei quanto la tematica non sia se avremo una sede del Tribunale dei Brevetti, una delle tre sedi del TUB a Milano, addirittura è stata identificata una possibile dislocazione in città, quanto che c'è una preoccupazione molto ampia di tantissimi settori professionali e industriali su che cosa farà questa sezione, ed è su questo credo che la Commissione dovrà intervenire. Grazie. Bene, altre domande? Non ci sono domande, quindi ringrazio il dottor Roberto Valenti e passerei alla prossima.
La trasmissione attraverso la web TV della Camera dei Deputati. Do la parola a Antonio Salerno, ricordando che il tempo complessivo a disposizione per l'intervento è di circa 10 minuti, pregandolo altresì di voler sintetizzare e non dare lettura al documento eventualmente trasmesso alla Commissione o in corso di trasmissione. Prego, dottor Salerno. Grazie, buongiorno e grazie a tutti per l'invito. Allora, due parole di presentazione. Io sono professore al Politecnico di Milano e da molti anni sono direttore del corso di proprietà industriale e brevetti che prepara i partecipanti italiani e stranieri al brevetto unitario e alla corte unificata, ovvero il TUB. Tra i nostri docenti abbiamo docenti molto qualificati, sono circa 40, tra i quali ad esempio Klaus Grabinski, che recentemente è stato nominato presidente della corte d'appello del TUB. Il brevetto unitario e la corte unificata permetterà di avere la copertura con un unico titolo brevettuale di un territorio molto vasto che attualmente comprende 17 paesi dell'Unione Europea, ma crescerà nei prossimi anni fino a comprendere quasi tutti i paesi dell'Unione Europea, con l'eccezione di Polonia, Spagna e Croazia. Questo permetterà una riduzione dei costi di brevettazione, una semplificazione amministrativa, una maggiore efficacia e certezza del diritto, in quanto le sentenze verranno emesse da una corte altamente specializzata e in tempi brevi. Avere una sede, la sede di una corte centrale, porta evidentemente vantaggi economici, come un notevole indotto per la città che la ospita, ma anche ricadute positive a livello nazionale. Infatti favorirà gli investimenti in ricerca italiani e stranieri, favorirà la localizzazione in Italia di importanti industrie straniere e farà fare all'Italia un salto in avanti da un punto di vista della cultura brevettuale, che secondo me è molto importante. Infatti è abbastanza frequente che ci siano imprenditori che magari hanno una bella idea, fanno una bella invenzione, la producono, la vendono e poi vengono da noi a dire: adesso vorrei brevettarla. E la risposta ovviamente è non si può più brevettare, perché dopo averla venduta l'invenzione non è più nuova e quindi la brevettazione non è possibile. Questo ovviamente produce un danno sia per l'imprenditore sia per il paese in generale. Un altro esempio che vorrei fare in merito all'importanza della cultura brevettuale è che io, ad esempio, insieme all'avvocato Casucci sono stato chiamato da un'importante azienda energetica a livello nazionale che con l'acquisizione di alcune aziende aveva acquisito anche i loro brevetti e al suo interno non aveva nessuno che sapesse gestire il portafoglio brevettuale. Adesso veniamo all'UPC Agreement. Si tratta di un trattato internazionale che istituisce il TUB, quindi il Tribunale Unificato. All'articolo 7.2 noi leggiamo che la Corte Centrale avrà sede a Parigi e con due sezioni distaccate, una a Monaco e l'altra a Londra. Germania, Francia e Regno Unito sono state scelte in quanto rappresentano i tre paesi più importanti dal punto di vista brevettuale all'interno della cooperazione rafforzata. Detto in termini tecnici, sono i paesi che nel 2012 hanno avuto il maggior numero di validazioni di brevetti europei. L'Italia era il quarto paese. Dopo la Brexit è chiaro che Londra non è più una sede possibile e quindi che cosa si può fare? Si possono fare sostanzialmente due cose. La prima è quella di riscrivere l'agreement, però richiederebbe molti anni. E la seconda è quella di interpretare l'agreement. Adesso, nell'ottobre del 2021, è stata data un'interpretazione autentica, e sottolineo autentica, del Protocol on the Provisional Application Period, cosiddetto PAP, in cui era stabilito che la partenza del TUB si sarebbe avuta alla ratifica di 13 Stati membri, di cui dovevano far parte Germania, Francia e Regno Unito. Con la Brexit ovviamente il Regno Unito non faceva però più parte del sistema. Come bisognava quindi interpretare il PAP? Beh, il comitato amministrativo ha stabilito che, proprio in base al criterio citato prima, cioè il numero di validazione dei brevetti europei del 2012, il Regno Unito doveva essere sostituito dall'Italia. Il criterio con cui si arriva a sostituire il Regno Unito con l'Italia è lo stesso in base al quale sono stati scelti Francia e Germania. Stabilita questa interpretazione autentica, io ritengo che sia molto difficile sostenere che per la sede centrale del TUB si debba utilizzare un criterio diverso da quello che c'è stato utilizzato. Questo è il motivo per cui la sede di Londra, dopo la Brexit, deve andare naturalmente a Milano e il criterio con cui era stata scelta Londra è lo stesso che adesso porta ad individuare Milano.
Questo era il primo punto. Vediamo il secondo punto, quello dello scorporo delle competenze. L'agreement, nell'annex 2, stabilisce quali debbano essere le competenze di Parigi, Monaco e Londra. Non si possono attribuire competenze diverse a Parigi, a Monaco, né aggiungerne nuove. Questo sarebbe una violazione palese dell'agreement. Personalmente non riesco a capire quali siano state le motivazioni ufficiali adotte da Francia e Germania per attribuire a loro maggiori competenze. Le ragioni vere ovviamente sono chiarissime, cioè che le competenze che vogliono togliere all'Italia e attribuire a Francia e Germania hanno un notevolissimo valore economico. Si tratta infatti principalmente dei certificati complementari di protezione, che sono i brevetti di maggiore valore in campo chimico e farmaceutico. Lo scorporo delle competenze porterebbe anche a notevoli complicazioni per quanto riguarda il funzionamento del Tribunale, in quanto si tratta di una suddivisione irrazionale. Quindi, riassumendo questi due punti, direi, utilizzando gli stessi criteri che sono stati utilizzati per scegliere Parigi, Monaco e Londra, una volta che Londra non è più una sede possibile, si ottiene che la sede di Londra deve andare a Milano. E secondo punto, un qualsiasi scorporo delle competenze è illegittimo perché è contro l'agreement. Volerci dare una corte depotenziata senza i certificati complementari di protezione è come darci una scatola di cioccolatini in cui i cioccolatini se li sono tenuti gli altri. Sarebbe veramente, secondo me, umiliante accettare una corte così depotenziata a Milano. Ritengo che sia un atto di prepotenza e un insulto fatto al nostro paese, che invece ha tutte le carte in regola per avere una corte con tutte le competenze stabilite per Londra. Qualche anno fa noi abbiamo perso l'assegnazione dell'EMA, che è andata ad Amsterdam, dopo un testa a testa tra Italia e Olanda. Io non ho mai sentito nessuno dire che si poteva dare all'Olanda un'EMA depotenziata per dare alcune competenze a Roma. Credo che l'Italia abbia delle ottime ragioni dalla sua parte, ma che i tempi siano ormai molto stretti. E quindi come si potrebbe portare la sede di Londra a Milano senza subire un depotenziamento? Una delle armi che noi abbiamo è l'importanza dell'Italia dal punto di vista brevettuale. Noi siamo il terzo paese o il quarto paese a seconda degli anni. Ritengo che l'Italia dovrebbe far intervenire il governo e non una rappresentanza diplomatica e, se necessario, arrivare anche a minacciare di uscire dal TUB, cosa che avrebbe un effetto deterrente molto efficace. Il TUB ha infatti ricevuto un colpo durissimo dall'uscita del Regno Unito, in quanto la sua forza dipende dall'estensione del mercato che comprende. L'uscita dell'Italia provocherebbe un impoverimento del sistema e quasi certamente la sua implosione. Ovviamente nessuno vuole che veramente il sistema imploda, ma si tratta di far valere l'importanza del nostro paese e l'effetto di deterrenza che ne deriva per ottenere la sede a Milano con tutte le competenze stabilite dall'agreement per Londra. L'assegnazione a Milano di una sede depotenziata è illegittima, offensiva e arreca un notevole danno economico al nostro paese. Questo, a parer mio, merita una risposta che il governo italiano deve dare con grande vigore e anche molto rapidamente. Ho concluso, ringrazio. Grazie, professore. Chiedo se vi siano interventi. Onorevole Boldrini, se ci sono domande. Sì, grazie. Prego. Presidente. Immagino per questo mi sta dando la parola, sì. Per fare delle domande. Sì, sì, sì. Sì. E io volevo infatti saperne un po' di più in merito a questa paventata eventualità di riduzione delle competenze. Cioè, perché si parla oggi di questo nell'eventualità che sia l'Italia subentrale? Quali sono i timori, non so, quali sono le preoccupazioni che ci sono state espresse? Perché evidentemente sarebbe un problema poi rispetto alle altre sedi, questo lo capisco, ma non capisco, anche perché sono arrivata in corsa e di questo mi scuso, il motivo per cui si paventa questa evenienza, la possibilità che nel caso di Milano si arrivi a delle competenze ridotte. Se magari il nostro audito può chiarirmi questo punto, grazie. Beh, allora, ci sono altri interventi, altre domande? Bene, allora prego.
Allora, è stato istituito un tavolo tecnico del quale io non ho fatto parte, però aveva fatto parte la dottoressa Tavassi, mi pare forse anche il professor Galli, e in questo tavolo tecnico si erano svolte delle trattative tra Germania, Francia e Italia e appunto, non ho partecipato a queste trattative, però è stato detto: vi concediamo la sede che doveva andare a Londra, la possiamo spostare a Milano, però alcune competenze le teniamo per Parigi e per Monaco. E appunto, anch'io non capisco quali sono le ragioni ufficiali per tenere alcune competenze a Parigi e Monaco. Le ragioni vere, reali, sono che tenendo i certificati complementari a Parigi, tengono praticamente una gran parte del valore della sede, quindi arriva una sede con pochissime competenze a Milano. Inoltre la metallurgia sembra che andrebbe a Monaco, quindi noi avremmo veramente, come dicevo, ci danno una scatola di cioccolatini, però i cioccolatini se li sono tenuti loro. Le motivazioni addotte io non le conosco, ma le motivazioni vere sono queste: tengono le parti più sostanziali e i brevetti più importanti per la sede. Bene, grazie. Chiedo se vi siano altri interventi. Non vi sono. Ecco, a integrazione. Sì, allora, sì, a integrazione di ciò che ha detto il professore, l'audizione della dottoressa Tavassi è a disposizione per se l'onorevole Boldrini volesse ascoltarla, visto che l'ha citata l'onorevole. Andrea Di Giuseppe, onorevole Andrea Di Giuseppe, prego. Sì, buongiorno. Beh, intanto complimenti dottor Salerno perché la sua illustrazione è un'illustrazione assolutamente dettagliata e su cui personalmente mi ritrovo al 100%. Beh, posso dire che sicuramente il depotenziamento della nostra sede di Milano è una questione ovviamente di carattere di concorrenza, no? Questo mi sembra evidente, anche perché poi mi piacerebbe entrare nel dettaglio, perché noi abbiamo parlato solamente di numero di brevetti, poi se andiamo a vedere sicuramente nel dettaglio della qualità dei brevetti, cioè parliamo di brevetti industriali, farmaceutici, come diceva il dottor Salerno, eccetera, eccetera, noi vedremo quasi sicuramente che i brevetti industriali, ad esempio, magari l'Italia è addirittura all'interno, una delle prime tre, e quindi c'è sicuramente una in atto, e ritengo che sia assolutamente offensivo, e ritengo che e sono pienamente d'accordo, dottor Salerno, nel dire che il far forza politica addirittura uscendo dall'agreement, perché questa è una vergogna, e solamente così si può chiamare, oltre che se andiamo, ripeto, a vedere la qualità dei brevetti stessi e la loro appartenenza, troveremo sicuramente delle belle sorprese da un punto di vista industriale. Quindi, dottor Salerno, io sposo completamente la sua analisi. Grazie. Bene, sembra che non abbia fatto domande, quindi chiuderei questa audizione, passerei alla prossima. Attraverso la web TV della Camera dei Deputati. Do la parola a Giuseppe Tripoli, segretario generale di Union Camere, ricordando che il tempo complessivo a disposizione per l'intervento è di 10 minuti circa. Prego,
pregandolo altresì di voler sintetizzare e non dare lettura al documento eventualmente trasmesso alle commissioni o in corso di trasmissione. Prego, dottor Giuseppe Tripoli. Grazie Presidente, buon pomeriggio a tutti. Io sì, cercherò di essere anche più sintetico del tempo dei 10 minuti che lei mi diceva, anche perché immagino che siano temi che sono stati abbondantemente affrontati in questi giorni dalle commissioni riunite. Intanto un plauso perché il Parlamento affronta questo tema che è un tema chiave per un'economia moderna come quella italiana, dove la parte dei fattori intangibili della produzione svolge un ruolo molto importante nella creazione del PIL. Una quota consistente del PIL a livello mondiale dipende sempre più da questi asset intangibili di cui la proprietà intellettuale è una componente fondamentale. I dati europei lo confermano, addirittura il 45% circa del PIL europeo è attribuibile ad aziende che hanno un'alta concentrazione di proprietà intellettuale, che dedicano molti investimenti alla proprietà intellettuale o proprietà industriale. Ma lo stesso viene fuori anche dai dati Italia. Noi come sistema camerale realizziamo un rapporto sul valore degli asset intangibili, da cui risulta che le imprese che investono sulla proprietà industriale hanno una produttività superiore del 15% rispetto alle imprese analoghe che non investono in proprietà industriale. Addirittura il MOL presenta un valore del 67% superiore. Quindi diciamo che su questo aspetto il tema del valore di un'azienda oggi dipende molto, molto da questi fattori, tra cui il tema della proprietà intellettuale. Non solo, ma questo ha anche una ricaduta importante sul mondo del lavoro. Le aziende che investono in proprietà intellettuale, in proprietà industriale, in brevetti, disegni, marchi, eccetera, hanno un valore della produttività per lavoratore superiore del 20% alle aziende che non lo fanno, il che si traduce anche in condizioni per salari e stipendi più elevati e quindi per attrazione di forze lavoro più qualificate, più competenti, più interessate anche ad aspetti innovativi dell'economia. Allora, se il tema della proprietà industriale, dei brevetti in particolare, è un tema chiave, è evidente che questa trattativa, che è in corso ormai da molti anni, è una trattativa che tocca un pezzo importante della politica industriale del Paese. È la trattativa in corso per la realizzazione di un sistema dei brevetti europei di tipo unitario. Allora, il fatto che l'Italia sia entrata dentro il nucleo dei paesi che adesso sostengono l'istituzione e la realizzazione del sistema di brevetto unitario è un passo avanti importantissimo per il nostro Paese, soprattutto per le aziende più piccole, perché che l'Italia partecipi al sistema del brevetto unitario europeo consente di portare a casa 3 risultati almeno. Intanto una riduzione dei costi rispetto al sistema attuale a parità di tutela. Ovviamente tutto questo dovrà essere poi sperimentato nel tempo, ma le valutazioni che noi facciamo che questo porterà ad una riduzione dei costi per le aziende piccole. In secondo luogo porta ad una riduzione dei sistemi procedurali e quindi a una semplificazione procedurale per garantire una analoga copertura del brevettuale ai brevetti che vengono depositati. Una semplificazione procedurale perché non è più necessaria la duplicazione delle procedure a livello paese a garantire la tutela sugli stessi paesi che il brevetto unitario già raggiunge. In terzo luogo, e secondo me questo è molto molto importante, è il nucleo di una politica industriale sul tema della proprietà industriale, della proprietà intellettuale dell'Unione Europea, che in una fase che si avvia a competizioni globali, oltre che a collaborazioni globali, diventa veramente un fattore chiave per la capacità della nostra Europa e quindi anche del nostro Paese all'interno dell'Europa di offrire situazioni di competitività e di tutela per le aziende che lavorano, per il lavoro, per le famiglie, che possa confrontarsi con gli analoghi blocchi geoeconomici a livello globale.
una difesa a livello globale della produttività, della capacità di innovazione, della capacità di produrre innovazione attraverso la brevettazione è un aspetto fondamentale per la tenuta nel medio-lungo periodo della competitività dell'industria europea. Questi tre fattori rendono, diciamo, il passaggio della realizzazione, della messa in campo, della messa finalmente in avvio del sistema del brevetto unitario europeo fondamentale per tutte le nostre imprese, quelle più competitive, quelle che investono di più sull'innovazione in modo particolare, soprattutto se esse sono piccole e medie e quindi più esposte a eventi della competitività internazionale. E da questo punto di vista, ed è la seconda considerazione che vorrei fare, il fatto che con la Brexit si sia aperta la possibilità che l'Italia, Milano, sia sede del Tribunale, di una delle sedi centrali del Tribunale europeo dei brevetti, del Tribunale unitario dei brevetti, è fondamentale. È fondamentale anzitutto perché è un riconoscimento all'apporto in termini di innovazione e di brevettazione che fa il nostro paese. Il nostro paese è il terzo a livello europeo in termini di brevetti, ovviamente questo ha aperto anche la possibilità che venisse considerata Milano come sede della terza, come terza sede del Tribunale Unitario dei Brevetti, vincendo anche resistenze che noi sappiamo esserci state nel passato, anche di altri, diciamo, paesi che pretendevano l'eventuale trasferimento di Londra ad Amsterdam, per esempio. Il fatto che si scelga Milano offre anch'esso una serie di opportunità che non possono non essere colte e che quindi, diciamo, è bene concretizzare al più presto nella decisione che il comitato amministrativo dovrà prendere. Per le imprese ovviamente italiane, per il contesto professionale italiano, per il tessuto e la capacità di attrarre, talenti e competenze dall'estero sul territorio italiano, in particolare Milano, milanese e lombardo. Questo aspetto rende fondamentale per noi avere la terza sede. Credo che questo sia un risultato che i governi in questi anni hanno perseguito e che la decisione del Comitato amministrativo della gestione dei trattati dovrebbe portare a casa nei prossimi giorni. E si è aperta ovviamente una discussione, anche seguendo le audizioni che sono state realizzate dalla commissione, dalle commissioni, si è aperta una discussione sul tema delle competenze che sono attribuite alla sede italiana, alla sede di Milano del Tribunale Unitario dei Brevetti. Ovviamente io faccio sempre una considerazione di questo tipo, che nelle trattative non si è da soli a decidere. E in trattative in cui noi ci siamo inseriti, perché non eravamo all'origine di tutto il percorso del brevetto unitario europeo, ovviamente non, è ancora più difficile inserirsi. Il risultato non può che essere quello auspicato da tutti, il massimo possibile raggiungibile. E questo sta molto a chi conduce la trattativa, sapere che argomenti usare e che strumenti utilizzare per avere il consenso degli altri paesi che renderanno possibile la scelta di Milano come Tribunale Unitario dei Brevetti. È ovvio che più è ricco il portafoglio di competenza della sede italiana del Tribunale Europeo, più è ricca anche la possibilità e il ruolo che il nostro paese e le nostre imprese possono esercitare. Da questo punto di vista, una volta assodato che la sede milanese è definita, la terza sede viene definita come la sede che si realizzerà a Milano, è chiaro che sarà necessario svolgere qualunque tipo di strumento, utilizzare qualunque tipo di strumento a livello negoziale per arricchire il portafoglio. Faccio anche una considerazione pratica, e cioè che è un sistema che si avvierà adesso nella sua complessità per la prima volta, il che mi fa pensare che non ci siano ancora elementi definitivi che diano la consistenza dei fenomeni che si svolgeranno, sia in termini di presentazione dei brevetti unitari europei, sia in termini di tutela garantita dal Tribunale. Il che rende plausibile che una volta operata la scelta del Tribunale europeo, della terza sede del Tribunale europeo a Milano, della terza sede centrale, si possa poi, se non subito, nel corso del tempo, rivedere le competenze delle diverse sedi, Parigi, Milano e Monaco, per definirle più accuratamente. Concludendo, cosa dico? Dico che
È un'acquisizione troppo importante per il nostro paese far parte di un sistema europeo, per le nostre imprese avere un sistema di brevettazione più avanzato e per le nostre imprese, il nostro sistema e il nostro paese in definitiva avere una delle tre sedi centrali situata a Milano. È ovvio che questo più è ricca il portafoglio di competenze per la sede milanese, più sarà di rilievo il ruolo che le imprese e il paese svolgeranno in quest'ambito. Io credo che, e chiudo, che come sempre queste decisioni che devono maturare in ambito negoziale sono complicate perché dipendono dall'equilibrio delle diverse posizioni. Credo che il lavoro che sia stato svolto in questi anni per arrivare a questo risultato e che viene svolto ancora è un lavoro ovviamente delicatissimo ed anche un lavoro che ha un grande impatto, una grande importanza per il nostro Paese. Grazie. Grazie. Chiedo se vi siano interventi. Non vi sono interventi, quindi chiudo qui la conversazione.